Un pochettino a raccontare quando è nata questa passione e perché, come dire, questo obiettivo preciso. Allora, io penso che tutto sia iniziato quando mio padre mi fece un bel regalo di accompagnarlo a Praga esattamente nel 1971 o 72, e doveva fare delle conferenze a Praga, poi saremmo andati a Bratislava, aveva tanti inviti, eccetera, e in uno di questi inviti serali aveva una cena a casa di alcuni artisti. Praghesi, ricordava molto la vita degli altri come ambientazione e tutto. E ci doveva essere un famoso fotografo che mio padre stimava molto, fotografo regista anche, che si chiama Karel Plička. Papà diceva: te lo devo far conoscere perché è un grande artista, un signore anziano, ma come fotografa lui, volti, il cielo. La sua città, Praga, è una cosa veramente romantica. Plička stava male, non venne. Io mi ero portato una Rolleiflex che mi aveva prestato mio zio. Cominciai a scattare delle fotografie, e fare delle fotografie a Praga, francamente, è molto facile. Talmente bella la città, talmente belle le nuvole, talmente belli i ponti, gli scorci, cimitero ebraico, Malastrana, è la città ideale per fare delle cartoline. Però Plička aveva una grazia, una qualcosa in più che mi colpì molto. Io comprai un paio di libri e a un certo punto ho detto: voglio cercare un po' di seguire la via che mi sta indicando questo grande artista. E ho cominciato a scattare delle fotografie in bianco e nero nella mia città, a Siena, che era la città di mio padre. Però mi rendevo conto che le fotografie erano belle, ma non c'era però una fisionomia, sembrava veramente che ci mancasse un francobollo dietro, i baci da Siena, i baci da Roma, erano perfette, però non c'era un'anima. In quel tempo cominciai poi a girare dei filmetti in Super 8, underground. Io seguivo molto il Film Studio a Roma, che dava spesso delle programmazioni di film indipendenti americani, quindi si vedevano spesso dei film di Kenneth Anger, di Grigori Markopoulos, di Yoko Ono, di Mekash, insomma. E però quella sperimentazione mi piaceva al punto che io feci tre cortometraggi dove il tema del cielo era molto presente, soprattutto nel primo. Questi sono andati persi, purtroppo, la Rai li ha persi. Poi, ma io sono convinto che quando morirò uscirà qualcuno fuori che l'ha trovato, sicuro. E in Italia è sempre così. Allora, quindi da quei piccoli poemetti visivi, così li posso chiamare, non c'erano parole, erano soltanto immagini deformate, macro zoom, dettagli, deformazioni, ero molto influenzato da quel cinema americano. Beh, da là inizio praticamente a rivolgere lo sguardo in alto, però è dal 99 che in realtà io mi compro una macchina decente e comincio a scattare delle fotografie. Non mi hanno mai interessato, non mi sono mai interessato ai volti, perché io con i volti ci lavoro dalla mattina alla sera, quindi sono esausto di avere sempre in ogni scena mai la possibilità di fare uno sfondo, un qualcosa, un capolumero, ma c'è sempre un diluvio di parole e sempre facce, 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 facce. A un certo punto mi ricordo che prima stavo per dar via una vecchia macchina che avevo, volevo fare un ultimo scatto e lo scattai all'alba. Era l'alba di ottobre, avevo finito un film ed era una macchina che stavo per mettere in pensione, una vecchia Olympus a pellicola. Scattai e venne un cielo meraviglioso. Io dissi: io qua mi devo occupare in qualche modo di questa bellissima tela che può offrire dei disegni veramente speciali. E allora, piano piano, con la macchina adatta, con un gusto che si andava sempre più raffinando, ho sempre cercato
di indagare un po' quello che la testa. Un lato mistico è anche un lato mistico, un lato un po' spirituale, lo so, ho detto io senza parole, probabilmente sì, però quando io scatto è proprio un rito, perché io voglio stare da solo, non voglio nessuno accanto a me, devo stare per conto mio, e i punti di osservazione delle fotografie che avete visto sono solo tre, sono sempre scattate da tre punti e l'obiettivo è sempre lo stesso, il 14-42, e l'apertura dell'obiettivo è sempre 5-6, poi qualche volta lo devo aprire ancora un po' di più, o rare volte lo chiudo perché in genere è fotografo al tramonto, però secondo me piano piano, con un certo esercizio, con un certo gusto dell'inquadratura, mi sono cominciato, ecco, è diventata una mia passione, forse anche come reazione al mio lavoro. Probabilmente, e concludo, avrà anche influito la grande pinacoteca che avevamo dentro casa, perché papà è stato un grande collezionista, soprattutto di pittura astratta, pittura anni 60 astratta, avevamo tantissimi, tutte le nostre pareti erano molto colorate, quindi il colore era qualcosa a me molto familiare. Sapevo quando il colore era cafone oppure quando era nobile, era importante. E quindi piano piano l'obiettivo è andato sempre su, e quindi io per 20 anni non ho fatto altro che colorare, fotografare, mettere in pellicola, altre in digitale, e le ho messe in un hard disk fino a farle diventare circa 850. Elisabetta ha letto una vista nella quale io parlavo della mia passione, si è interessata, mi ha detto ma si possono vedere queste fotografie, per quanto io ne avevo mandato un giorno una a Paolo, telefonino, ma già dal telefonino mi sembrava bella, in realtà avevo fotografato dal computer una bella foto di un vortice di nuvole su Roma, era veramente incredibile, sembrava veramente una pittura in bianco e nero di Constable, sembrava, le nuvole erano proprio così enormi su questa città che sembrava improvvisamente piccolissima di fronte alla potenza della natura. Quindi dove ho fatto io questa foto, evidentemente si sono parlati, poi io ho mandato le mie foto in una pennetta USB, quindi dico, io non volevo farle vedere perché non ero sicuro di quello che stavo facendo. Il lavoro è quello di fare un passo, diventa un'altra cosa in più. Ma a me no, e non neanche tanta gente l'ha vista qualcuno, i miei figli dicevano complimenti, bravo, finiva tutto là, però non l'avevano mai vista in sequenza. E in sequenza me l'hai messa te e mi hai fatto questo bellissimo regalo, e ringrazio veramente Elisabetta, Paolo Mereghetti, Laura Valente, l'architetto Polpatti, che ha scelto la sequenza in maniera perfetta. Tutti la Milanesiana siete stati veramente meravigliosi. Mi avete dato questa soddisfazione, e oggi mi sento un po' come un esordiente, perché mi sembra di essere tornato ai tempi di Il Sacco Bello, quando facevo vedere il film per la prima volta ai critici e agli spettatori. È una cosa nuova, non so che futuro potrà avere, sicuramente continuerò a scattare, non so se continuerò a scattare ancora in alto o avrò qualche altra idea, un'evoluzione ci sarà, non lo so, però rimarrà una passione separata, perché io faccio un lavoro solo, è quello, regista, attore e lo sceneggiatore, e anche lo scrittore, però vediamo il pubblico come prenderà queste preghiere senza parole, come si possono definire. Devo dire che, come dire, quello quando riesce